Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Salta fuori il report segreto, un documento segreto fino a oggi. Il governo sapeva tutto dal 12 di febbraio e non ha fatto assolutamente nulla. C'è un articolo sull'edizione di ieri del quotidiano La Repubblica, dove parla di una riunione che era la presentazione di uno studio realizzato da Stefano Merler, intitolato Scenari di diffusione di 2019 nCoV in Italia e impatto sul servizio sanitario, in caso il virus non possa essere contenuto localmente. In molti avevano etichettato il Covid-19 come una semplice influenza. Ricordatevi Zingaretti, dice l'unico virus è il razzismo in Italia e andava nei ristoranti ad abbracciare i cinesi, ve lo ricordate? Andava in giro per Milano a prendere gli aperitivi e poi si è contagiato. Quindi molti avevano etichettato questa come una semplice influenza, ma il ricercatore, abbiamo detto Stefano Merler, fin da subito, 12 febbraio, aveva messo le cose in chiaro. Attenzione, questa è una cosa seria, anzi serissima, dice il ricercatore. Il 5 febbraio Silvio Brusaferro, presidente dell'ISS, Istituto Superiore di Sanità, avrebbe invitato Stefano Merler a Roma a una riunione a porte chiuse per poi sollecitarlo a produrre lo studio ufficiale arrivato dopo una settimana, il 12 di febbraio. Quindi siamo già al 5 febbraio, si sapeva già il 5 di febbraio, ma probabilmente molto ma molto prima di quella data. Il contenuto fino a qualche giorno fa era rimasto segreto, ma adesso spuntano questi report che inguaiano il governo Conte 2. Siamo al 12 di febbraio. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha un'agenda fitta di impegni importantissimi. A fine della mattina del 12 di febbraio, la visita dell'ambasciatore cinese, con cui la Farnesina, il Ministero degli Esteri, avrebbe concordato una donazione di 18 tonnellate di materiale sanitario, di protezione, tra cui anche le mascherine. Io lo ricordo bene, abbiamo regalato tonnellate di mascherine alla Cina. Partono da Brindisi tre giorni dopo, il 15 di febbraio. Nel pomeriggio del 12, una riunione dei ministri della salute del G7, i sette grandi della terra per quanto riguarda l'economia, per fare il punto della situazione, di quello che sarebbero potuti essere gli scenari di diffusione del coronavirus e le relative misure di contenimento del contagio. Infine, una riunione del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico. E così l'iniziativa affidata a Merler si basava su dati arrivati dalla Cina fino a quel momento, con l'intento di provare a descrivere cosa sarebbe potuto accadere in Italia. Ci sono due scenari considerati i più concreti, i più fattibili, i più realistici. Erano RO1,3 e RO1,7, quell'indicatore che mostra come il contagio si propaga. 1.3 significa che ogni persona contagia una persona, virgola 3, e 1.7 vuol dire che una persona contagia quasi due persone. Nel primo caso, il primo scenario, i contagi avrebbero toccato 1 milione di italiani. Nel secondo caso, 2 milioni di italiani, inclusi i casi gravi, gravissimi, con cure, che potevano oscillare tra 200 e 400 mila persone.
Il fabbisogno dei letti in terapia intensiva erano tra i 60.000 e i 120.000. E così dallo studio si apprende che nel momento di picco ci sarebbe stato un gap di circa 10.000 letti nei reparti di terapia intensiva. Sarebbero mancati 10.000 letti. Il documento non parlava di numero di vittime, bisogna dirlo. Tuttavia Merler, nella sua stima, erano abbastanza forti. Il tasso di letalità registrato in Cina, applicato agli scenari italiani, avrebbe potuto provocare tra i 35.000 e i 60.000 morti. Andrea Urbani, direttore generale del Ministero della Salute, aveva riferito dell'esistenza di uno studio epidemiologico italiano su questo Covid-19 che contiene tre scenari per l'Italia, uno dei quali, se vi ricordate, ne avevamo già parlato, troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini. Ecco perché il piano è stato secretato, gli è stato messo il segreto di Stato. Il documento in questione è stato ottenuto dopo oltre 100 giorni di dialogo con il Dicastero della Salute e la Protezione Civile. E certo, sapere questo fa venire i brividi, perché il governo sapeva tutto, tutto, dal 12 di febbraio. E secondo voi, più che ordinare mascherine, le hanno regalate alla Cina. Un applauso. Le hanno regalate alla Cina. E poi hanno comprato respiratori il 12 di febbraio? No. Hanno aumentato i letti in terapia intensiva? No. Hanno assunto infermieri? No. Hanno assunto medici? No. Hanno predisposto delle misure straordinarie? No. Che cosa hanno fatto il 12 febbraio? Nulla. Non hanno fatto assolutamente nulla. Questo che cosa può prefigurare? L'incapacità totale di questo governo? O che cosa? Pressapochismo? Superficialità? Non comprensione di quello che stava per accadere? Mancavano le basi forse per capire quello che stava accadendo? Certo. La gran parte dei ministri, come dice Carlo Calenda, sono degli scappati di casa, cioè gente senza nessun tipo di competenza di nessun tipo, messi lì. Certo, se voi prendete adesso una trentina di persone per strada, che venite con me, diventate tutti ministri, capite poi quello che succede. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.